Ciao, allora oggi eyeliner dell'Essence. Questo è l'eyeliner pen extra long lasting, colore nero. È un 1 ml di prodotto e viene 2,95 euro, neanche 3 euro. Lo so perché ho guardato da poco in negozio. È il classico eyeliner in penna con la penna in feltro. Non so neanche se scrive ancora, sì, un pochino sì. Quello che vi permette di fare delle righe un pochino più sottili e un pochino più spesse, comodissimo da applicare, perché gli eyeliner questi qua a penna per me sono comodissimi da applicare. Formulazione bocciata, bocciatissima. Allora, il fatto è che è bello nero, è un bel nero intenso, dura poco, pochissimo. E oltretutto, una volta che applichiamo, tiriamo la linea, se la vogliamo ripassare, aspettiamo che si asciuga, la ripassiamo. E la tira via tutta, tira via completamente sia la linea precedente che l'ombretto, quindi non riusciamo assolutamente ad applicarla meglio. E trovo che per ad esempio, come si dice? Per far durare tutto il giorno, cioè da mattina a sera, lo devo fissare con una cipria trasparente e non trovo una gran. È vero che non è waterproof, è un extra long lasting. Però esiste la versione waterproof che è quella davvero lodorata. Quindi se dovete scegliere tra questi prodotti, questo prodotto ad esempio, questo prodotto, questo qui, in penna dell'Essence, a un prezzo contenuto, contenutissimo, ma comunque con un'ottima qualità, guardate non questo che costa 2 euro, neanche 3 euro, ma guardate quello in waterproof che è sì waterproof, dura tutto il giorno, è fatto identico sempre in penna, ma dura molto di più ed è, sapete che ve ne ho parlato, la recensione oltretutto ve l'ho fatta, è molto più valido e costa penso 50 centesimi in più, quindi davvero una sciocchezza. E sì, questo qui è nero, nerissimo, si applica benissimo, è un prodotto che anche se lo costo non va a irritare gli occhi e non macchia la palpebra, cosa importantissima. Ma dura davvero poco. E poi questo fatto che se le voglio riapplicare mi va a sbavare tutto il prodotto, me lo va a rimuovere? No, no, bocciato. Fatemi sapere se l'avete provato, se avete, come siete trovati e se è una cosa che ho trovato io e magari a voi invece piace tantissimo. Fatemelo sapere che sono proprio curiosa di saperlo e spero sia stata utile. Al prossimo video, ciao!